Mandiello si cacciau, o con sao bello billu, e Maria si ci assettau, e nascero attorno a dirvi iuri e rose a mille a mille. E qua c'è un'immagine strepitosa, perché che cosa si prova quando finalmente, dopo tutto su manicomio che hanno vissuto, una donna incinta trova finalmente riposo. Come si fa a descrivere in poche parole quel riposo che trova quella donna incinta? Padula lo fa in maniera egregia. Dice così, dice: e tenendo una manuzza sopra il cuore, che era stanca, appoggiava la capuzza piano piano sopra la manca. Poi stendendo gli ginocchi, quieti quieti chiuse l'orecchio. Ed era aperta, dice Padula, e hanno granato a un cuzza assimiliava, urduruso e scielluiato che lo mondo arricriava. Con lo corpo illa dormia, ma con l'anima in cia. Lamenti illa si sonne da arrivare in paradiso. Tutti la chiamano Madonna, e con festa, con canto, con riso, l'angiolilli s'abbigliarono sopra i scilli e la portarono un cospetto d'un signore, e lo signore si cacciò dall'obietto suo figlio e con amore glielo donò, come un umilo, e ci dissi: vedi, tieni Dio, ma nella mente che si sonna è tanta l'allegrizza, la gioia, si risbiglia a Madonna e con prestizia, cioè subito, va cercando un tonno intorno a lei. Che cosa? Che l'umilo ha avuto un sogno. E allora mere, cirche, e bello bello un cavarcato sopra la gamba si trovò lo bambinello che gridava: mamma, mamma! Via da della fortunata, e dentro un sogno era figliata.